Un progetto di aggiornamento della toponomastica che punti al mantenimento dell'identità dei luoghi, della tradizione e che allo stesso tempo faciliti l'individuazione di vie che fino ad oggi non potevano neanche essere rintracciate in quanto anonime. E così sono ben 120 tra vie, piazze, vicoli, i luoghi individuati tra le frazioni del capoluogo che sono ora dotati di nuovi cartelli identificativi. A giorni gli abitanti delle vie ora rinominate riceveranno una lettera con cui conosceranno ufficialmente il loro nuovo indirizzo, attivato dal 1 ottobre prossimo. Questa comunicazione indicherà voce per voce quelli che sono gli adempimenti che già ha portato avanti il Comune di Sondrio, quindi le variazioni degli indirizzi dei nostri cittadini agli enti, all'anagrafe nazionale della popolazione, al servizio sanitario, ai servizi di utenze acqua e rifiuti, mentre riporterà anche quelli sono gli adempimenti che i cittadini dovranno adottare per queste variazioni. È fondamentale dire che i cittadini, cosa più importante, non dovranno richiedere subito il cambio della residenza sulla carta d'identità, che è il documento più importante, perché questo conserverà la sua validità fino alla scadenza. Al rinnovo verrà automaticamente portato il nuovo indirizzo. Un progetto importante intrapreso 2 anni fa e su cui l'amministrazione si è da subito applicata in maniera da poter risolvere problemi più volte denunciati dagli abitanti delle frazioni sondriesi. Un piano di toponomastica al quale gli stessi cittadini hanno contribuito attivamente, proponendo nomi da attribuire a strade e piazze in virtù di peculiarità tipiche del territorio in cui esse sorgono. E così via Sassi Solivi a Triasso, via Monterolla a Ligari, via Centrale Mallero ad Arquino e poi via Ungin a Mossini, via Padre Gianni Nobili a Sant'Anna o vicolo del Gelso a Colda, entreranno ufficialmente dal 1 di ottobre ad essere riportate sugli stradari digitali e cartacei della nostra provincia. Abbiamo cercato di mantenere il più possibile la storicità delle nostre frazioni, quindi individuando anche località, nomi che sono nati proprio dalla vecchia cultura dei frazionisti, e questo ci ha permesso di mantenere assolutamente una dimensione storica delle frazioni. La novità è che, avendo fatto e svolto questo lavoro, abbiamo ricevuto delle richieste da parte dei cittadini che dicevano però in questa frazione avreste potuto mettere il nominativo del mio avo, del mio nonno che era nato nella frazione, aveva vissuto una vita eroica. Verso la fine dell'anno noi faremo una ricerca e chiederemo a tutti i cittadini delle frazioni di sottoporci dei nominativi, poi noi, valutando tutto quello che arriverà documentato, abbiamo deciso che affiggeremo sugli edifici e sulle case natali, daremo insomma visione di queste figure storiche che non vanno assolutamente perse.